Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Gamecast, la nostra rubrica video dedicata ai videogiochi qui su Lega Nerd. Io sono Francesco e ieri è uscito un articolo sul sito che è abbastanza forte, si chiama La verità è che non vi piacciono i videogiochi, in cui ho sparato abbastanza in modo pesante contro tutte quelle categorie e sottocategorie che amano definirsi tali di videogiocatori che insomma devono sempre dire la loro nel web e che mi avevano un po' stancato. Nello specifico dei tanti argomenti che avrei potuto trattare per partire su questa mia riflessione, ho preso ad esempio quello che mi è sembrato l'esempio più plateale degli ultimi tempi, ovvero la parabola di Nintendo Switch uscita sul mercato da appena un mese con un titolo di lancio come The Legend of Zelda Breath of the Wild che a conti fatti è stato giudicato sia dalla critica che dal pubblico come uno dei migliori giochi usciti negli ultimi bene o male 10-20 anni e sicuramente per quanto riguarda questa generazione videoludica e per questa generazione intendo dal 2013 in avanti, quindi dall'uscita di PlayStation 4 e Xbox One, il gioco giudicato meglio anche solo a livello di Metacritic con i giudizi più alti. Prendiamo quindi diverse categorie di criticatori di Nintendo Switch o comunque di Zelda e di quello che è stato il lancio a conti fatti di successo sul mercato di questa nuova console di Nintendo. Da un lato abbiamo quelli che possiamo identificare come la macro categoria dei giocatori console, maggiormente quelli PlayStation ma anche quelli Xbox, a conti fatti i giocatori che possiedono già una console in questa generazione e che criticano a Nintendo Switch in virtù un po' del loro giraculo così completamente a caso, una mancanza di potenza in quanto avrebbero preferito da parte di Nintendo una console, una sorta di sosia di PlayStation 4 con anche le esclusive Nintendo, quindi con Mario Kart, con i giochi di Zelda, con un gioco di Mario e tutte quelle che sono le esclusive anche nuove come Splatoon, però con al di là di quello che può essere il concept innovativo della console di Nintendo, di cui sembra non freghi nulla a questa gente, con una potenza pari almeno a quella di PlayStation 4, che al momento è la console che vuoi o non vuoi detiene il mercato console. Ecco, questa categoria di giocatori, come dico nell'articolo, è abbastanza comprensibile, diciamo, se si analizza tutto quello che è la critica legata ai 1080p, al 4K, alla corsa frenetica ad arrivare sempre a specifiche tecniche più alte, ad hardware più performanti e quindi ad upgradare le console che sono uscite nel 2013 già dopo 3-4 anni neanche dalla loro uscita, in chiave appunto di quello che è un fenomeno spinto, diciamo, esasperato dopo la scorsa generazione un po' dai PC gamer. E qui ho fatto subito un distinguo abbastanza importante perché non possiamo fare di tutta l'erba un fascio e sono il primo ad essere consapevole che ci sono miliardi di persone che possiedono un PC e che lo usano anche soltanto per giocare a un free to play e quindi non rientrano in questa categoria che magari sarà una minoranza ma che è abbastanza comunque corposa di PC gamer a cui in realtà i videogiochi non piacciono. Stiamo parlando di individui che hanno spostato l'ago del dibattito su un piano completamente diverso da quello dei videogiochi. Non importano più a queste persone i videogiochi, ma importa il modo in cui i videogiochi girano su una determinata macchina, che sono sempre lì pronti a comprare l'ultimo modello di scheda video spendendo migliaia di euro per aggiornare il proprio PC ogni anno, hanno perso completamente di vista, a mio avviso, quello che dovrebbe essere il focus principale dei videogiochi e del videogiocare, ovvero i giochi, il divertimento stesso dell'esperienza ludica. Seguendo a ruota questa tendenza, che ovviamente influenza anche il mercato, perché il mercato si orienta laddove girano soldi, molti altri giocatori a cui magari queste cose non importavano prima iniziano ad importare, ma iniziano ad importare anche per una questione di moda magari, no? Iniziano ad importare solo perché iniziano a vedere il non girare a 60 frame di un gioco, il non essere a 1080p nativi o quant'altro come chiave di discussione della cosa. Di conseguenza, come appartenenza a una macro categoria, no? Che è quella del mondo dei videogiochi, senza esserne poi realmente interessati. L'altro esempio che porto come argomentazione nell'articolo è proprio quello di giocatori che, comprando a prezzi molto ridotti i giochi su Steam o su altri portali che diciamo non sono proprio barely legal, riempiono la propria libreria digitale di titoli che magari neanche avviano, e questo
è confutato comunque da dei dati che lo stesso Steam, come portale, ha rilasciato più volte di quanto moltissimi giocatori non avviino neanche una volta i giochi che realmente comprano, e nella fattispecie quelli così interessati alle specifiche tecniche magari li avviano soltanto per controllare con quei numeretti in alto a destra o a sinistra nel proprio monitor che stiano girando alla più alta possibile capacità che il loro hardware gli concede, e poi non ci giocano più. Quindi trattano i giochi come se fossero sempre comunque delle tech demo. Quindi questa critica che cercavo di portare avanti nel mio articolo non è tanto rivolta alla totalità, e per fortuna ci mancherebbe, alla totalità dei giocatori, né dei giocatori PC né dei giocatori console, ma semplicemente a quei giocatori che danno più importanza alle specifiche tecniche di quelle che sono le macchine da gioco e molta meno importanza invece alla componente ludica e al gioco in sé. Di conseguenza il titolo dell'articolo, che anche o non vuoi la dura verità, ovvero che non vi piacciono i videogiochi, perché se per voi la cosa più importante è quella di poter giocare un gioco a prescindere al top delle proprie caratteristiche, anche magari emulandolo e quindi non retribuendo a conti fatti quello che è il lavoro degli sviluppatori, ma anche il lavoro artistico di chiunque lavori a un videogioco acquistandolo legalmente al day one, dal mio punto di vista a voi non piacciono i videogiochi, non amate i videogiochi e siete meramente dei fruitori così parassitici di questo mercato. Dunque, ho deciso di dedicare questo episodio di Gamecast a riassumere un po' quelle che sono state le riflessioni portate avanti nell'articolo, che ha già ricevuto tantissimi commenti, anzi sono super felice che abbiate commentato così in tanti, che vi siate che abbiate partecipato, che ci siano stati tanti commenti negativi, che immaginavo sarebbero stati, ma anche tanti positivi, tante persone che mi hanno scritto anche in privato perché d'accordo con la mia tesi, e quindi questo mi fa davvero molto piacere. Volevo un po' attenuare questo clima di flame che si era creato sotto l'articolo, ma anche su Facebook, nei social, e alla fine credo in realtà di aver fatto tutto il contrario, perché la riflessione resta quella. Io purtroppo sono della mia idea, la mia idea è questa, e sono ancora più convinto di ciò dopo aver letto molti dei vostri commenti che hanno criticato da parte mia un cercare quasi di invogliarvi a comprare The Legend of Zelda e Nintendo Switch. Ripeto, lo potete giocare anche su Wii U, quindi la mia non era un invito a comprare Nintendo Switch. Nintendo non mi paga, se Nintendo vuole pagarmi i miei contatti li trova comunque sotto al video, io ho solo piacere se lo fa, però al momento non mi paga nessuno per fare questa cosa qui. Io vi sto semplicemente dicendo quello che penso di tutta questa situazione. Ho utilizzato Zelda, ho utilizzato Switch come scamotage perché era il più semplice, no? Il più immediato. Ripeto, avrei potuto utilizzarne molti altri, potete trovare alcuni degli esempi che dicevo sotto l'articolo, che troverete comunque sotto al video, e anche nei commenti, dove tantissima gente bravissima ha addirittura parafrasato parola per parola ciò che ho detto, cercando di spiegare a tutti i vari haters quello che intendevo realmente. Poi ognuno capisce quello che vuol capire, e se avete la coda di paglia, ragazzi, è un problema vostro e non mio. Bene, anche per questo episodio di Gamecast è tutto, noi ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo episodio, speriamo magari con un topic meno bollente di questo, e ricordatevi, mi raccomando, di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, un non mi piace se il video non vi è piaciuto, di iscrivervi ai nostri canali YouTube e di lasciare un like anche alla pagina Facebook di Lega Nerd. Ovviamente leggete il magazine, e se volete seguire me in privato trovate qui di sotto, a destra, a sinistra, da qualche parte, tutti i miei contatti social. Quindi ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Gamecast. Ciao! Fine. Rifallo. Perché? Quindi ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Gamecast. Ciao!